Allora, per la prima puntata del nostro In Hotel Con siamo qui al Baglioni di Milano con un ospite speciale, Neri Marco Re. Ciao Andrea. Come va? Tutto bene? Sì, sì. Allora, questa volta ti abbiamo voluto coinvolgere non per parlare di vari temi, ma solo di cinema. Cinema visto da te come spettatore e come attore sul set. Quindi la prima domanda è proprio: che tipo di spettatore è Neri Marco Re? Sei un avido cinefilo che passa le nottate alla televisione? Sono uno spettatore frustrato, nel senso che mi piacerebbe moltissimo andare al cinema una volta o due volte al giorno, cioè vedere continuamente film, ma in realtà poi per una ragione o per l'altra ci vado molto poco e quindi parlo proprio da fruitore nella sala cinematografica. È ovvio che adesso con tutte le altre possibilità che si hanno i film te li puoi vedere. Certo. Quindi ti trovi a dover recuperare quelle liste infinite di film. Ma chi è il tuo regista preferito? Ah, non ce n'è uno. Della top 3, i primi tre? Dai, i primi tre, allora dico... Non soltanto per affetto, ma perché è un grande maestro, è Pupi Avati, al quale devo tantissimo, proprio perché mi ha dato una carta da spendermi poi nel terreno appunto della cinematografia. Senza la sua chiamata per il cuore altrove, non so se sarebbe successo tutto quello che è successo. Quindi lui, ma anche perché è un regista versatile, ha fatto di tutto, dall'horror alla commedia, al film drammatico, e quindi è... come tutti gli uomini di grande cultura e intelligenza, non si può non apprezzare. Poi resto in Italia veramente ne avrei tanti. Cito Sorrentino, ma non perché adesso è apprezzato universalmente, ma perché l'uomo in più, le conseguenze dell'amore, sospetti, diciamo. Sì, è stato il primo Sorrentino. Sì, e poi ovviamente non è uno che è rimasto fermo, le sfide che ha affrontato, cioè non è un regista che si appoggia, ecco, su quello che fa comodo. Concepire il divo è una cosa che sembrava stranissima, cioè un'operazione coraggiosa, curiosa, come la vuoi chiamare. Poi adesso appunto le sue opere contengono altre opere, cioè il modo in cui inquadra, sono dei quadri, potrebbe, la grande bellezza è una grande installazione d'arte moderna, mostra, esatto, itinerante, insomma, fotogramma dopo fotogramma, quindi questo aspetto ovviamente mi colpisce molto. Che tipo di attore sei tu sul set invece? Sei uno di quelli nervosi che ripassano fino all'ultimo, oppure sei... Posso sembrare un po' cialtrone, no, diciamo, apparentemente. Sì, posso no, sembrare, però, perché comunque sì, sono sicuramente molto rilassato. Cioè l'ansia, diciamo, non mi prende mai, né al cinema, né quando sono in teatro, così sono... concentrato quando bisogna essere concentrati, e sicuramente sì, però non mi va di prendermi sul serio, di avere degli atteggiamenti soltanto per sembrare un professionista, cioè so di essere un professionista, quello faccio, arrivo sul set ovviamente preparato, ma fino a che non si gira, fino a che, a meno che non ci sia appunto una scena particolarmente complicata, mi piace scherzare, creare comunque un'atmosfera di complicità. Tu hai anche assaggiato però un pezzo di macchina hollywoodiana, no? Con The Tourist. Che esperienza fu con... Sì, ovviamente vedi il dispiegamento di forze, la potenza della produzione. È a Venezia, no? A Venezia hanno affittato, credo, nel quartiere tutto il mercato per girare, quindi ovviamente mezzi produttivi e budget altissimi, per cui poi anche i tempi sono più rilassati, nel senso che per girare una scena, insomma, non c'era questa frenesia che normalmente funziona. Certo, perché ogni minuto sono soldi poi. Ma loro come furono, Johnny Depp e Angelina Jolie? Tranquilli? Angelina Jolie un po' sulle sue, sì. E Johnny Depp, insomma, anche lui con i suoi meccanismi di difesa, anche perché voglio dire... Beh, insomma, sono Johnny Depp e Angelina Jolie. Uno si mette nei loro panni e sa che noi siamo uno contro uno, no? Per loro sono magari mille persone che ti chiedono, voglio farti la battuta divertente oppure parlare con te. Senti, come scegli le sceneggiature invece? Tu hai puntato anche su Sidney Sibilia, Smetto quando voglio, quando magari
non tutti, no, gli davano il credito per quello. Poi, beh, a parte che Sidney è stato molto, molto carino quando mi ha proposto questa cosa qua, quando abbiamo parlato, ho visto proprio il ragazzo con tanto entusiasmo e mi ha detto: io mi piacerebbe appunto fare un personaggio che non hai mai interpretato, e quindi a me piacciono poi le cose diverse, la curiosità di misurarmi con cose diverse, quindi già questo era un buon motivo per accettare. Ma la sceneggiatura le scelgo semplicemente pensando se vorrei essere tra gli spettatori che vedono quel film, quindi beh, cerco di... Proprio di passi dalla parte dello spettatore, mi interessa. Sì, andrei a vedere quel film lì, insomma mi convince tutto l'impianto, non guardo soltanto il mio ruolo, perché magari tu puoi avere... Certo, ruolo bellissimo. Ruolo bellissimo, ma su un impianto che non funziona, con personaggi fasulli, bidimensionali. Senti, una delle sezioni di Hot Corn, abbiamo anche il nostro Hot Corn Football Club, in cui parliamo di film di calcio. In realtà qui parlo all'appassionato di calcio, non ci sono grandissimi film sul calcio, perché a parte i classici Fuga per la vittoria, tra gli ultimi Il maledetto United con Michael Sheen, bellissimo, sì. Però non c'è tutta questa filmografia, perché secondo te? Perché è proprio difficile da mettere in scena quella roba lì. In effetti è vero che non hanno mai avuto grandissimo successo, perché forse poi la bellezza del calcio è proprio la sua imprevedibilità, quindi uno magari dice vabbè, lo sport è quello, quindi non è... O quindi... Per gli americani sul baseball, sul football, un po' di film. Sì, no? Però se fai caso, anche le storie di calcio, di film su storie di calcio funzionano quando al di là del calcio vai a... scavare nei personaggi, per esempio, cioè Fuga per la vittoria è un capolavoro, ma perché si svolge comunque all'interno della situazione della Seconda Guerra Mondiale, in un contesto nel quale poi gli attori non giocano soltanto a calcio, ma sì. li senti parlare e costruire appunto questa resistenza che poi coinvolge tutte le persone che sono lì allo stadio. Quindi ci deve essere qualcosa, oltre il calcio. Poi di leggende ce ne sono tante, in effetti io me li vedo sempre molto volentieri sul calcio, quindi per me funzionano. Senti, l'ultima domanda è un gioco in realtà. Sono il telefono adesso, è un regista che ti propone una parte. Chi è? Chi vorresti fosse? Ma puoi scegliere adesso, chiunque. Se dico il primo nome che mi è venuto, se mi ci metto a pensare, magari ne dico altri. Invece il primo nome che mi è venuto in mente, quindi ti dico quello, anche se, ed è Giorgio Diritti. Ah, che interessante. Esatto, perché credo abbia fatto sempre film molto, molto belli insomma, credo sia un regista interessante proprio per le scelte che fa, il modo in cui gira e tutto, quindi mi è venuto in mente lui, ti dico lui. Quindi se Giorgio Diritti sta guardando, fa. Vabbè. Allora, grazie mille Neri Marcora per essere stato con noi.